Ciao a tutti. Oggi vi presentiamo un nuovo progetto di legge del Movimento 5 Stelle Lombardia, che ha un iter particolare perché purtroppo noi siamo già stati costretti a depositarlo quest'oggi e contestualmente lo mettiamo anche sull'ex per i vostri commenti, ma lo abbiamo dovuto fare per motivi di urgenza, cioè se entro oggi non l'avessimo depositato, la maggioranza non ci avrebbe consentito di abbinarlo a un progetto di legge loro, il cui iter è stato improvvisamente accelerato, per cui noi stavamo lavorando sul nostro, ci siamo visti costretti a chiudere i tempi nell'interesse dei cittadini e adesso vi spiegherò perché. Perché il progetto di legge che altrimenti andrebbe avanti da solo della maggioranza e se lo approverebbero, contiene un gravissimo vulnus. Allora, parliamo di partecipazione dei cittadini all'attività regionale, in particolare all'attività legislativa. Voi sapete che tutti i cittadini lombardi possono presentare progetti di legge di iniziativa popolare. Ecco, però questi progetti di legge rimangono sempre a prendere polvere nei cassetti. Uno dei motivi fondamentali, ed è questo il vulnus del progetto di legge della maggioranza su cui noi oggi in via urgente andiamo ad operare ad apertura dell'iter legis, chiedendo l'abbinamento del nostro a quello della maggioranza, il vulnus è che manca un organo previsto dallo statuto della Regione Lombardia e che è proprio preposto, fra le sue funzioni, a vagliare l'ammissibilità dei progetti di iniziativa popolare per poi poterli portare avanti a compimento nel loro iter. Questo organo si chiama Commissione Garante dello Statuto. È previsto l'articolo 59 dello Statuto della Lombardia. Voi sapete che lo statuto è un po' la Costituzione della Regione Lombardia. E pensate che dal 2008, anno in cui lo statuto ha previsto la Commissione Garante, ad oggi, quindi passati quasi 10 anni, questo organo non è mai stato costituito. E quindi cosa succedeva per i progetti di legge di iniziativa popolare? Per prassi era l'ufficio di presidenza a decidere il vaglio di ammissibilità di una legge di iniziativa popolare. Ma l'ufficio di presidenza non è un organo bipartisan, non è un organo autonomo e indipendente, è bensì la rappresentazione politica delle forze presenti in consiglio regionale. Infatti è composto da 5 consiglieri regionali, 3 di maggioranza e 2 di minoranza. Mentre invece l'importanza di istituire la commissione garante per volontà dello statuto e quindi della Costituzione di Regione Lombardia, è proprio quella di istituire un organo terzo, un organo che garantisca neutralità nell'approccio alla valutazione dei progetti di iniziativa popolare, i cui componenti sono ex magistrati, avvocati, costituzionalisti, comunque persone che noi abbiamo previsto nel progetto di legge abbiano competenze specifiche in materia di valutazione delle leggi regionali e che svolgano questo incarico a titolo ovviamente gratuito. Per cui noi abbiamo descritto all'interno del progetto di legge che vi proponiamo, attenendoci agli indirizzi dati dallo Statuto della Regione Lombardia, come deve essere composto questa commissione garante, quali sono le sue funzioni che sono già delineate all'interno dello statuto, in modo tale che se è vero che la maggioranza vuole dare un'accelerata perché gli interessa far partecipare più attivamente i cittadini alla vita politica regionale, e questo è un punto molto importante su cui noi crediamo in maniera autentica, per poter far partire questo processo senza intoppi è necessario istituire prima una commissione garante, cosa che loro non hanno fatto, hanno eluso questo punto dello statuto e questo potrebbe comportare che se anche in fretta e furia approvassero il loro progetto di legge, nella prossima legislatura qualcuno potrebbe eccepire che non va bene perché manca la commissione garante istituita dallo statuto. E siccome noi vogliamo essere sicuri che la partecipazione ai cittadini lombardi possa essere tradotta in azioni concrete e non
su principi sulla carta per farsi propaganda, come sta facendo la Lega e la Giunta Maroni, abbiamo in corsa ultimato il nostro progetto di legge, lo abbiamo depositato, lo potete leggere, potete fare tutte le vostre osservazioni e commenti in merito. Se l'iter legislativo non sarà concluso al termine dei mesi previsti di esame di Lex, noi presenteremo, come prevede il regolamento, un progetto di legge finale inclusivo anche delle vostre osservazioni. Se invece l'iter legislativo al quale hanno dato la maggioranza questa accelerata non dovesse concludersi nei tempi previsti da Lex, noi sin da oggi raccoglieremo tutte le vostre osservazioni e le tradurremo comunque in emendamenti da apportare alla legge già depositata. Quindi attendiamo la vostra partecipazione su un progetto di legge che potrà finalmente rendere operativa, la partecipazione dal basso dei Lombardi alla vita politica della nostra regione.